Andrea, mi racconti cosa hai fatto in questi mesi con i rifiuti? In questi mesi mi sono impegnato a raccogliere tutta la carta, la plastica e i vari oggetti che vanno riciclati per poi portarli all'isola ecologica e naturalmente riciclarli per farli riportare i nuovi oggetti. In questo concorso però, quando vi si portava qualcosa, vi si riceveva dei soldi che poi in classe vi venivano accumulati. E questo veniva fatto solamente per spingere a riciclare, perché senza riciclaggio il nostro mondo purtroppo viene inquinato. Tu lo sai dove va differenziato il Tetra Pak, per esempio? Nella carta. Perché è importante differenziare i rifiuti, secondo te? Perché sennò l'ambiente viene distrutto, diciamo, viene inquinato. Ho imparato che il Tetra Pak va nella carta e che il Tetra Pak a volte si possono anche fare degli oggetti di plastica. E poi ho anche imparato che il riciclare fa bene alla natura e non danneggia la città. In questi mesi ho imparato che sui rifiuti è meglio dividere tutti i rifiuti, perché così c'è un ambiente più pulito e un'aria più respirabile.